TV. Si è svolta mercoledì 5 dicembre presso il presidio ospedaliero di Macerata la cerimonia di inaugurazione del sistema DigniCap, donato da Banca Macerata con la collaborazione dell'Associazione Casa di Accoglienza Maceratese al locale reparto di oncologia. È una situazione alla quale abbiamo lavorato con grande impegno, con grande entusiasmo, che si è conclusa e che ci ha consentito come banca di confermare il DNA con il quale la banca è partita a suo tempo, di socialità e di sostegno al territorio. E questa è un'occasione particolare sul piano sociale, perché naturalmente stiamo contribuendo con cose non enormi ma importanti ad alleviare i problemi per coloro che si trovano in difficoltà a dover sottoporsi quindi a chemioterapia, con la donazione di un macchinario che consente l'eliminazione o comunque il contenimento della caduta dei capelli. Mi diceva proprio poco fa il primario dell'oncologia che il macchinario è stato già sottoposto a prove, è stato già testato e si conferma l'utilità grandissima di questo macchinario di ultima generazione. Non grandi ma importanti operazioni che si collocano tra l'altro a distanza di pochi giorni dalla giornata sulla violenza di genere, sulla violenza sulle donne. Un'importante operazione che ridà dignità alla donna. Sì, è vero, è proprio così. E come le dicevo, la banca nasce in tempi molto, molto recenti, perché sta compiendo il suo 13° anno di vita, però ci siamo subito resi conto dell'importanza che il nostro territorio dovesse avere una banca locale che avesse una visione di localismo, così come è necessario per la nostra economia, che è fatta in una maniera un po' particolare, molto frazionata, molto piccola, che ha bisogno di un'assistenza particolare e via di sé. E quindi ci fa piacere aver potuto contribuire anche sotto questo profilo di sostenere insomma, una attività molto importante sotto il profilo del tessuto sociale. E ci fa anche molto piacere che questo sia avvenuto nel momento in cui lei, come ricordava, c'è stata una manifestazione, c'è in atto una iniziativa importante, una conferma importante della necessità di combattere i danni che vengono apportati alle donne in continuazione, con femminicidi che non si fermano, con maltrattamenti che non si fermano, con situazioni che continuano ad andare avanti. Anche noi, nei limiti del possibile, con il nostro comportamento trasparente, corretto e via dicendo, tentiamo in qualche modo di contribuire anche a questo. Il mio grande orgoglio di avere potuto contribuire come presidente passato e attualmente onorario di Banca Macerata a questa operazione, che da quanto abbiamo sentito dal seminario che ci ha spiegato poco fa quali sono i benefici che si attendono da questa operazione, sono veramente orgoglioso di poter dire bene, siamo contenti che abbiamo fatto una scelta giusta che ci consente non solo di dare la soddisfazione alla banca, perché non ci nascondiamo, questa è un'operazione anche di immagine per la banca, è logico. Ringraziamo il dottor Battelli per aver avuto l'idea di portare questa macchinaria a Macerata, perché come abbiamo sentito riusciamo ad alleviare le sofferenze psicologiche di chi si deve sottoporre alla chemioterapia. È un passo importante che fa la banca nella logica della vicinanza della banca stessa alla sanità, al sociale. Noi vogliamo essere vicini a coloro che intraprendono, vogliamo essere vicini a chi fa attività economica tutti i giorni, ma non trascuriamo, non vogliamo trascurare, l'ha detto il Presidente,
Tartufoli è stato nel DNA della banca fin da quando è nato, lo sarà e sarà sempre maggiormente sviluppato nel futuro. La banca è impegnata a essere vicino agli aspetti di natura culturale, sportiva, sociale ed economica. Studio 7. Siamo con il direttore di Arevasta 3, Alessandro Maccioni. Una bella giornata che va ad aggiungersi ad altre belle giornate. Non si parla sempre di mala sanità, ma finalmente possiamo parlare di buona sanità, quella anche che è vicina al sociale e alle persone. Sì, assolutamente sì. Chiaramente la sanità fa notizia quando qualcosa non va bene, no? È giusto così, perché noi dobbiamo cercare di fare sempre il massimo. Oggi, con la donazione che ha voluto mettere in campo la banca di Macerata, riusciamo a mettere a disposizione delle pazienti che si rivolgono purtroppo a questo reparto un macchinario di qualità che dà un sollievo soprattutto estetico e psicologico per superare la fase critica della malattia e quindi la perdita dei capelli quando si fanno le chemioterapie. Quindi credo che sia un segnale di vicinanza per tutte le donne che purtroppo attraversano questo periodo. Studio 7. Siamo con il direttore di Banca Macerata Zucchini. In conferenza ha detto delle belle parole e ha sottolineato anche che Banca Macerata sì, ha preso dal territorio ma anche ridato al territorio. Il 2017 si è chiuso con un bilancio di utile raddoppiato rispetto all'anno precedente, ma Banca Macerata ha raddoppiato anche gli sforzi per il territorio, non solo nello sport ma anche e soprattutto nel sociale. Questa è una giornata veramente particolare in questo senso. Sicuramente sì. Banca Macerata ha nel suo DNA, come diceva il Presidente in conferenza, l'attenzione al territorio e fin dall'origine ha stabilito nel suo statuto che una parte degli utili debbano essere destinati ad iniziative sociali, ricreative, sportive. E quindi è un modo tangibile di restituire al territorio quello che riceve dal territorio, è una cosa importante e ci fa piacere oggi quello che è stato fatto. Ma dove potrà arrivare Banca Macerata? Sempre in continua espansione, assunzioni e non solo. E Banca Macerata ha un suo piano strategico di crescita al momento graduale, chiaramente sempre nella regione Marche. Lo fa con l'assunzione di ragazzi giovani, brillanti, che si sono laureati nelle università prevalentemente marchigiane con ottimi voti, che si presentano in maniera seria, volenterosi. E quindi un modo per, anche in questo caso, di prendere e restituire al territorio, come nel DNA appunto della banca. Banca Macerata nasce come SPA, quindi non è né un ente morale né una cooperativa, però ecco, i fondatori hanno voluto dare il senso dell'etica dell'imprenditore. Attenzione al territorio, riceviamo dal territorio e restituiamo al territorio. Quindi oggi ci fa piacere, proprio in prossimità delle festività natalizie, dove si pensa ai panettoni, si pensa all'albero eccetera, di Natale, e invece un'attenzione a chi in questo momento temporaneamente sta nella parte in ombra del pianeta. Tutto qua. Banca Macerata vuole dare questo segnale importante. Studio 7. Siamo con il primario dell'oncologia Battelli, vicino a Digni Cap. Questo macchinario che non è un semplice macchinario, ma è qualcosa di più per la dignità della donna, per la tranquillità, non solo dal punto di vista psicologico, ma anche medico. Io direi che è un risultato fondamentale per venire incontro proprio alle esigenze della donna. Purtroppo la donna, che già è stata traumatizzata per un intervento chirurgico, spesso al seno, in un organo così importante, è costretta talvolta a fare dei trattamenti medici, delle chemioterapie che le fanno perdere i capelli. Questo è un macchinario di ultima generazione, perché effettivamente questi caschetti, chiamiamoli così in maniera, in un gergo più semplice, esistono da molti anni, però questo è di ultima generazione ed è veramente in grado di ridurre sensibilmente o addirittura evitare completamente la caduta dei capelli durante la chemioterapia. Macchinario importante, ne parliamo con la coordinatrice Beatrice Venanzetti, per le donne, ma dicevamo per la dignità. A pochi giorni anche dalla giornata sulla violenza di genere, questo macchinario è un qualcosa di più. Sì, sicuramente, è un riconoscimento di queste difficoltà che come donne a volte ci troviamo ad affrontare, perché comunque mi ci metto anch'io come donna.
e è un'opportunità che viene data e è un'opportunità che qualche anno fa ci veniva richiesta dalle pazienti, perché comunque sono informate della presenza di queste strumentazioni, di queste possibilità. E quindi averla oggi, poterla offrire ai nostri pazienti sicuramente è una buona occasione per noi e un'opportunità, insomma. La tecnologia in aiuto della sanità è la cosa più bella quando il pubblico e il privato si mettono insieme anche per regalare queste giornate particolari. Assolutamente, senza forse il contributo persone, associazioni che ci stanno nel territorio e che ci supportano nell'attività di tutti i giorni, sicuramente avremmo delle grosse difficoltà a soddisfare determinate richieste. Con il dottor Maccioni, perché non è mai facile, oggi uno pensa che la donazione venga fatta, io ti regalo il computer, il macchinario, la sedia, eccetera, no, non è mai semplice, anche la donazione ha un percorso complicato e senza l'aiuto della direzione, che devo dire è veramente molto presente in tutto quello che viene fatto con l'ottica del paziente e anche della casa dell'accoglienza. Ieri ho ricevuto un messaggio di una di queste ragazze, perché abbiamo trattato ragazze molto giovani con un'età sotto i 35 anni, il messaggio non ve lo faccio vedere, ma vi garantisco che mi sono uscite le lacrime, perché mi ha ringraziato perché lei a distanza di un mese e mezzo non aveva visto la caduta del capello. Questo per me è il segnale più importante di quello che noi stiamo affrontando, perché il nostro obiettivo in termini di qualità è di mettere al centro l'attenzione del paziente. Ovviamente è una durata di alcune ore, spesso anche di poche ore, una o due ore. Questa cuffietta viene inserita circa un'ora e mezza prima dell'inizio della chemioterapia, viene tenuta durante la chemioterapia e viene tenuta anche dopo la chemioterapia per un'altra ora, ora e mezza. Quindi si allunga un pochettino la presenza della donna, generalmente sono donne operate al seno, nel nostro percorso di day hospital. Però la cuffietta, effettivamente, questo caschetto dà dei buoni risultati e non dà fastidio. Non dà fastidio perché, malgrado la bassa temperatura, perché siamo a circa 0 gradi, è un macchinario, ripeto, di ultimissima generazione, come ce ne sono pochi, che raggiunge questa temperatura in maniera graduale e quindi alla donna non ha il fastidio di dover sentire immediatamente freddo. Vai, presidente. TV.